Ciao gattone! Ma ciao Francesco, come stai? Benissimo, comunque da Salerno, non da Caserta. Ah, perdona, sai che io mi perdo sempre, no? Come stai? Ti vedo bello in forma. Grazie, sei gentilissimo. Sei in ritardo. In che Ti sei fatto senso? attendere, ti sei fatto attendere, Sì, è venuto come le svegliato grandi. tardi oggi. Cos'hai fatto? Perché ti alzi così? Ti alzi tardi? Ma sì, perché ieri sera abbiamo fatto tardissimo. Siamo andati al bowling. Ma ti sento male. Adesso mi senti? Sì, ti sento. Ok, mi senti? Oh, noi ti sentiamo forte e Perfetto. chiaro. Comunque, ieri sera siamo stati al bowling e abbiamo fatto tardissimo perché poi dopo il bowling abbiamo girato un pochettino per il centro di Salerno e poi abbiamo fatto qualche giretto. Siamo ritornati che erano le 4:30, quasi 5. E stamattina mi sono svegliato verso stamattina, mi sono svegliato all'una. Bene, andiamo bene. Allora, facciamo una cosa, Fra, ma ci regali, porti, strappi tanti sorrisi grazie alla tua ironia, la simpatia, grazie Grazie. al programma che comunque ti vede protagonista tutte le sere su Canale 5. Grazie. Per noi è sempre un grande piacere, ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie. Ma di che? Ma figurati, gattone mio, di niente. Mi piace quando mi dice gattone mio. Tutto tuo. Allora, Francesco, come lo sai che il nostro è un programma di musica popolare, di musica. Come te la cavi con la musica popolare, te? Ti Oddio. piace? Beh, sì, certo, mi piace. Ho visto che la tua risposta non è stata subito. Ti piace la musica popolare? Beh, sì, carina la musica popolare, ovvio che mi piace, però non è che l'ascolto sempre. Ma non vai a ballare qualche volta? Il valzer, la Sì, mazurka, nelle ma no alle feste? feste di, sì, ma no alle feste di paese, in discoteca. Vai, tu vai diritto in discoteca. Vabbè, ma noi ti facciamo ballare anche da casa tra pochissimo, vedrai. Ascoltami, ma c'è una musica che ti può. Cioè, quando. Io dico musica popolare, cos'è che ti viene in mente? Una musica, la prima musica popolare che ti viene in mente? Mi vengono in mente Gigio del Donatello qui a Napoli. Scusa, chi? Gigione Donatello, li conosci? Adesso me li vado a vedere, non li conosco, non ho avuto il piacere di conoscerli ancora. Hai Com'è che fa presente una. O ballerò cavallo? Ah, beh, certo, sì, Gigi, ho capito. Perdonami, non riuscivo a sentire. Ho presente chi stai dicendo, capito? Perdonami, ho un ritardo, infatti si vede questo ritardo, regia, e quindi mi arrivano dopo le parole. Ricorda come se la ride. Cos'hai mangiato? Hai già fatto? Hai già mangiato? Sì, certo, già mangiavo. Ho mangiato che erano le 2 qualcosa, ho iniziato a mangiare. Ho mangiato il pollo con i piselli oggi, amore mio. Questa. Ascoltami, adesso ritorniamo un po', vogliamo lanciare comunque dei messaggi anche un po' seriosi, quindi lasciamo quello che è un po' Vai, lo scherzo e parliamo un po', oggi vogliamo parlare un po' di bullismo, se sei d'accordo. ok. Un tema Certo, va benissimo. molto, un Un tema tema molto, particolare, un molto tema ancora. pesante, un tema che si dovrebbe affrontare tutti i giorni. Hai mai, Fra, noi nelle nostre chiacchiere, in altre interviste precedenti, tu mi avevi mezzo accennato durante la nostra permanenza, durante la trasmissione Il Salotto del VIP che ti ha visto protagonista nella scorsa stagione qui proprio dal Teatro 7 in Torino, dove tu sei Certo. stato proprio qui con noi, hai parlato di bullismo, mi ricordo, giusto? Hai sofferto di Giusto. bullismo?
Sì, anche io ho sofferto di bullismo e da ragazzino ero praticamente vittima di tutti i bulli del paese, della scuola, proprio perché, sai, comunque negli anni 2000, la mentalità, agli inizi degli anni 2000, la mentalità non era ancora così aperta come oggi, che sono... Particolarmente mi piace la mentalità dei ragazzi di oggi che accettano più o meno tutto in confronto a 15 anni fa, Quindi quando diciamo per che siamo passi esempio avanti a livello di. l'omosessualità era quasi un tabù. Quindi abbiamo fatto dei passi avanti a livello del Abbiamo fatto bullismo, sì, comunque molto presente noto, ancora. certo. Anche se il bullismo c'è sempre, quello purtroppo non cessa mai, perché la mamma degli stolti è sempre incinta. Però bisogna dire che in confronto a 15 anni fa, quando io andavo a scuola e ti insultavano perché eri grasso, ti insultavano perché magari eri gay, ti insultavano per qualsiasi piccolezza. Oggi invece vedo che tutto è più accettato, soprattutto l'omosessualità, non è più un tabù come 15 anni fa. E quindi tu hai sofferto di bullismo. Come ci Sì, va? a scuola mi prendevano di mira, ero un ragazzino, andavo alle medie e tutti i giorni, alle superiori pure, ragazzi continuamente, i soliti bulletti che ti insultavano con i nomignoli più stupidi, magari ti chiamavano al femminile. Oggi non è così, però. Oggi qualcosa sta cambiando grazie anche al Qualcosa fatto che. sta cambiando. I ragazzi di oggi sono molto più aperti in confronto ai ragazzi di 15 anni fa. Oserei dire magari un po' più intelligenti? Magari più intelligenti? Sì, hanno un'istruzione migliore perché i genitori di oggi sono quelli della mia età, più o meno pure. Perché, quindi diciamo che si è fatto un passo avanti, mi stai proprio dicendo Sì, tu per quanto riguarda, assolutamente, si è però fatto comunque è ancora pochissimo. un fatto molto molto da tenere in considerazione e da non Ma sottovalutare la forma di assolutamente, come ho bullismo. detto prima, la mamma degli stolti è sempre incinta, quindi E purtroppo come si il bullismo può? esisterà sempre. E come tu che hai appunto sofferto, cioè nel senso che hai patito questa situazione, hai sofferto molto, Assolutamente. che consiglio vuoi dare a tutti gli adolescenti che comunque sono ogni giorno magari colpiti da questa ignoranza? Purtroppo non tutti abbiamo lo stesso carattere, io ho un carattere abbastanza forte e diciamo che col tempo comunque ho creato un'armatura attorno a me e ho saputo resistere agli insulti e anche a volte controbattere, rispondendo a mia volta con delle frecciatine, però purtroppo... Cioè, ci sono persone che non hanno il mio stesso carattere, sono molto più deboli e quelle persone hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di un appoggio da parte degli amici, magari devono, quello che dico io, confidatevi con i vostri amici più stretti, confidatevi con la vostra famiglia se avete un problema, perché comunque la famiglia e gli amici stretti sono i primi che ti verranno incontro e ti aiuteranno a combattere il bullismo. E diciamo che, ma il Francesco Nozzolino di oggi, quindi il Francesco Nozzolino popolare, il Francesco Nozzolino che è il Sì. VIP, e grazie a questo nuovo tuo, cioè questa nuova tua vita, il bullismo comunque è stato, com'è? È stato meglio oppure com'è la situazione? È cambiata Ah, in guarda, base al posso dirti che personaggio? non è cambiato No, 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 Francesco, no, no, ti Beh. prego. Ci sono gli idioti che continuano a commentare i miei video, ma scrivono dei commenti davvero che sono inaccettabili. Addirittura qualcuno ti augura la morte. Ma io, cioè, io mi diverto nei miei video, faccio quello che voglio, non ammazzo nessuno. Ma allora, mi insultano sotto ai commenti perché sono grasso, mi insultano perché sono gay, mi insultano perché qualcuno dice che magari sono brutto. Ma a voi, ma che cavolo ve ne frega?
Bene, beh, questa cosa. Io, se tu sei d'accordo, parliamo appunto di social e dell'utilizzo di social in questo momento. Se tu sei d'accordo, io lancerei una bellissima canzone, se hai voglia di ascoltarla 5, proprio 4 minuti con noi, che proprio parla di bullismo. E poi ritorniamo qui e parliamo di social e dell'utilizzo dei social. Bravo! Salerno, Bravo! precisiamo, dove c'è il nostro Francesco Nozzolino, che ci stava raccontando appunto la sua storia di bullismo. Un messaggio che vuoi lanciare a tutti i giovani che soffrono di bullismo, che sono vittime di bullismo? Come dicevo prima, per chi è soprattutto di carattere abbastanza debole e non riuscite magari ad affrontare la situazione, ragazzi, parlatene con i vostri amici più stretti, gli amici di una vita, che magari voi sapete se fidarvi di loro, e parlatene soprattutto con la famiglia, perché è importante per voi, perché da soli, se siete deboli, ripeto, non ci riuscirete mai, mai a farcela, e quindi avete bisogno di un appoggio. Se invece siete un pochettino più forti, allora io vi consiglio di strafregarvene, come ho fatto io. Ho imparato a fregarmene, anzi, ho imparato anche a controbattere contro questi stupidi. E sono diventato quello che sono oggi. E continuo ad affrontare il bullismo nonostante sono cresciuto, sono adulto, nonostante sono un personaggio pubblico, Quindi devo affrontare soffri il bullismo. ancora, sei vittima ancora di bullismo? Sono ancora super vittima di bullismo. Quindi non c'è un'età, diciamo l'età, No, non cioè. c'è assolutamente un'età. Anzi, perché ti dirò di più, con l'arrivo dei social, Ecco, è proprio lì che volevamo posso parlare. forse dire che la situazione è diventata un 50 e 50. Da un lato è migliorata, ma dall'altro lato è molto peggiorata, perché ci sono quelli che ti vogliono bene e ti adulano, e ci sono però quelli che non ti sopportano e vorrebbero vederti magari sottoterra. E i social sono un'arma a doppio taglio, secondo me. Eh sì, infatti parlavamo appunto dell'utilizzo dei social. Come lo trovi l'utilizzo dei social in questa fase? Sei molto tu da personaggio pubblico e molto personaggio che fa comunque parlare di sé e automaticamente non passa assolutamente inosservato. Allora, ammettiamolo, nonostante io sia già di una stazza abbastanza imponente, di una figura molto impressionante soprattutto, ammettiamo pure che sono un po' goliardico e quindi accentuo nei miei video ancora di più magari i miei difetti secondo tutti. Cioè, giochi Quando sui per tuoi me ci sono difetti. dei pregi e io semplicemente mi diverto. Ma tanti, come ho detto prima, l'altra metà dei social, ma del mondo, non accetta ancora la diversità, tra virgolette. E quindi ti augurano il peggio, scrivono il peggio. Tutto ciò che di più brutto gli viene in mente, loro lo commentano sotto ai miei video e a quelli di tante altre Allora, persone che Francesco, prendono di mira. facciamo una cosa. Ti sei collegato troppo tardi perché eri lì che mangiavi, facevi festa a casa, lo so, io ti ho visto che facevi festa. Facciamo una cosa, ti devo salutare perché il tempo è scaduto, però mi piaceva proprio raccontare meglio la tua storia, raccontare meglio chi sei oltre il tuo personaggio. Se tu sei d'accordo, in settimana hai voglia che facciamo un piccolo collegamento? Va bene, gattone, con piacere. Ti mando un saluto e voglio che mi fai un saluto a tutti gli amici di chi balla e chi canta. E gli dai l'appuntamento a domani. Allora, prima di tutto voglio dire che sei sempre super carino. Quando appena ti vedo ti graffio. Ecco. Ottimo. E poi saluto tutti i gattacci di chi balla e chi canta. E ci vediamo domani, anzi, appuntamento domani. Ebbene, allora noi ci vediamo domani con la più bella musica popolare di sempre. Grazie Francesco Nozzolino, domani. Gli ritorna e trova
trova la felicità. La giovinezza